Ben arrivate ragazze! Grazie! Ciao! Ciao ciao! Il vostro book hunter è iniziato! Qual è il titolo del libro che avete scelto? Piccolo, stupido, cuore! E chi è l'autore? Io non lo so pronunciare. Io me lo sono scritto. Ma così non vale. Su, su, non litigate. Ditemi piuttosto, di che cosa parla il libro? C'è una mamma antilope. E una bambina malata di cuore. E una nonna che fuma la pipa. Beh, così non si capisce proprio niente. Allora, ricominciamo. Sisanda ha una malformazione cardiaca. E vive in Africa, un posto in cui nulla è scontato, neanche il fatto che una bambina malata debba essere curata. La sua voglia di vivere è più forte del suo cuore malato, ma Sisanda non può comunque saltare, giocare, correre e sforzarsi. Però può andare a scuola, che è l'unico posto al mondo dove può comportarsi come gli altri. E infatti è proprio per questo che le piace molto andarci. Sisanda si deve operare. Ma non può farlo in Africa, non ci sono le strutture adeguate. Dovrebbe farlo all'estero. Ma non mancano i soldi. E allora, cosa succede? Questo non te lo possiamo dire. Non possiamo mica svelarti il finale. Ma ricordati che Sisanda ha una mamma antilope. Mi avete proprio incuriosito. Corro subito in biblioteca. Un'ultima domanda però. A chi consigliereste la lettura di questo libro? Alle persone che non si sono ancora accorte della fortuna che hanno avuto ad essere nate in Italia, dove la salute è un diritto. E anche a quelle persone che se ne sono accorte, ma sperano in un futuro migliore per tutti i bambini del mondo. Ciao ciao! Ciao ciao! A proposito, dite almeno i vostri nomi. Lavinia. E Flavia. Ciao Flavia! Ciao Lavinia! Ciao! Ciao. Io lo metterei nella rossa. Dai. Non la mettere negli errori questa. Perché? Cioè. Ho capito che mi piace recitare, eh? Ci state prendendo gusto. Siamo delle dive.